Chissà quanti negli anni si saranno chiesti se quella famosa marca danese di birra, che ha lo stesso nome di un paese della Valdala, Ceres, si produce proprio a Ceres. Non si produce a Ceres, però per i 60 anni di questo marchio la multinazionale della birra danese ha scelto proprio il paese di Ceres. Sindaco, vi state preparando a un evento, quello di sabato 22 luglio, che sarà incredibile, internazionale, un evento che a Ceres certamente non c'è mai stato. Assolutamente, non c'è mai stato, per noi è un sogno, perché comunque speravamo tanto già negli anni precedenti di trovare questo accordo con la birra, non ci eravamo mai riusciti, invece adesso abbiamo la possibilità di farlo e quindi stiamo cercando di organizzare al meglio assieme a loro un evento veramente indimenticabile. Sarà in qualche modo un evento a porte chiuse, perché sarà gratuito, ma bisogna prenotarsi e i posti sono in via di esaurimento già. Sì, sicuramente il paese non è grande, quindi cercheremo di arrivare a un numero limite di 5.000 persone, dove poter dare appunto dei servizi anche adeguati a questa meravigliosa festa. Ceres e tutta la Valdala si stanno mobilitando. Cosa succederà quel pomeriggio e quella sera del 22 luglio? La festa sarà dislocata su tutto il paese, qua nel piazzale Grande Torino, in piazza Municipio, in piazza Europa e in piazza 4 Novembre. Quindi ci sarà una passeggiata unica che si passerà da tipi diversi di musica, di giochi, di trattenimento. Una serata veramente speciale, leggendaria. Verranno i torinesi, verranno i piemontesi, un po' da tutto il nord Italia, ma verranno anche stranieri, poi magari nei prossimi anni torneranno come turisti. Assolutamente, abbiamo già avuto richieste anche dall'estero, dovrebbe esserci presenti anche due capi proprio della Ceres, della cordata Ceres, quindi siamo molto onorati di tutto questo, nel ringraziarli di questa possibilità e perché no, magari che sia un primo avvenimento per un qualcosa di più importante, per non solo per Ceres ma per tutto il territorio. Ma che cosa sarebbe un evento come i 60 anni della birra Ceres qui a Ceres senza la Proloco del paese, la Proloco presieduta da Roberto Praino, che è qui con noi e che ha coinvolto anche altre Proloco delle Valli di Lanzo? Voi presenterete naturalmente i piatti tipici, le specialità della valle, ma è un grande impegno, con quanto entusiasmo? Con tantissimo entusiasmo stiamo vivendo questo momento storico a Ceres, grandioso. Infatti abbiamo dovuto coinvolgere altri Proloco, perché da solo non riuscivamo a soddisfare tutta la gente che arriva lassù. Abbiamo i nostri grandi piatti che abbiamo qua, dal salame di Turgia alla grigliata, tante altre cose che insieme a loro riusciremo, speriamo, a dare soddisfazione a tutte le persone. La gente passeggerà per Ceres quel pomeriggio, quella sera, vedrà cose bellissime come questo campanile medievale e poi gusterà le specialità e conoscerà la vostra simpatia. Sicuramente, la simpatia è primaria qui da noi. Credo che sarà così, una grande festa per tutti noi, ma non solo per Ceres, per tutte le Valli di Lanzo. Quindi la proposta dei piatti, ma anche l'accoglienza ai turisti, ai visitatori. Quello lo facciamo già da tanto tempo con i turisti che vengono su a Ceres a stare qui da noi per il estivo. Noi proponiamo eventi che va dai piccoli ai più grandi e cerchiamo di dargli questo periodo che fanno qui di trovarsi bene, ecco. Allora l'invito è venire a Ceres anche dopo il grande evento per i 60 anni della birra Ceres. Sempre, venire a Ceres sempre.